Che cosa si può fare se la vita di coppia è un pochino arrugginita? Ti voglio passare qualche indicazione per migliorare la tua vita di coppia. Innanzitutto, come primo passo, ritrova i motivi iniziali della vostra intesa. Quando vi siete messi insieme c'erano dei motivi buoni. Pensaci un attimo, quali erano? Se ti è difficile ricordare tali motivi, non ci sono mai stati dei validi motivi, magari c'è stata una forte attrazione in quel momento. E se adesso ti accorgi che non c'erano quei motivi, potrebbe essere una scoperta piuttosto sorprendente. Mi auguro che la tua situazione non sia così grave. Perciò, come primo passo, ritrova i motivi iniziali della vostra intesa. Il passo successivo potrebbe essere questo. Riconosci il senso che insieme esprimete. Ognuno di voi è una persona che sicuramente ha delle qualità, ma insieme fate qualche cosa di più, qualche cosa di speciale. È il classico caso dove uno più uno non fa due, ma fa più di due. Ripassa le tappe importanti che avete realizzato e che hanno un particolare senso grazie ad entrambi. Potrebbe essere quel buon umore che vi comunicate, potrebbe essere quella felicità, quell'intesa. Fatta anche di niente, che però costituisce la differenza rispetto al frequentare altre persone. Quindi ti invito a riconoscere questo senso nei momenti di stanchezza. Un'altra cosa importante che potresti fare è quella di assumerti il compito di essere comprensivo e flessibile. Può capitare che ci siano delle incertezze, delle pause nello slancio. Se tu te ne rendi conto, assumiti il compito di essere la persona che si mostra comprensiva e flessibile all'interno della coppia. Infatti, se tu avverti delle difficoltà tra di voi, hai il vantaggio di poter preparare delle soluzioni per evitare il peggio. Stiamo parlando di una coppia che funziona bene, che sta attraversando un momento di tensione, di piccola tensione. Perciò, se tu hai la sensibilità che ti permette di percepire questa tensione sul nascere, assumiti il compito di trovare delle soluzioni. Un'altra cosa importante che potresti fare insieme al tuo partner è quella di meditare, cioè meditate insieme. Meditare insieme significa stare nello stesso spazio, percepire le energie sottili. Se non sai che cosa sto dicendo, non posso insegnartelo in questo momento. In sostanza, in poche parole, gli esseri umani non sono soltanto il corpo fisico, ma sono anche dei campi energetici che emanano da quel corpo fisico. Quando si entra in uno stato di meditazione, il pensiero si armonizza con l'emozione. Meditare insieme nello stesso spazio, magari con una musica di sottofondo, con una voce registrata che guida verso lo stesso obiettivo, è un buon modo per ripristinare l'intesa della coppia. Infatti, il senso della coppia è su un piano superiore, ben al di sopra del vivere fisico, dove ci sono i piaceri, le banalità di tutti i giorni, le tasse da pagare, le scocciature. La meditazione porta a ritrovare il senso della coppia più puro, che è poi anche la radice di una coppia è in alto, non è in basso nella terra. Un'altra cosa che potrebbe aiutarvi è giocare, perciò giocate insieme. La coppia espande la scelta degli esseri umani di esistere sulla Terra, una scelta che è fondamentalmente un gioco. Noi esseri umani siamo spirituali, ci occupiamo di condurre un corpo, usiamo il corpo per ottenere dei risultati materiali, ma quei risultati materiali sono il frutto del pensiero. E il nostro pensiero si ispira meglio quando ci mettiamo in sintonia con la sorgente che noi siamo, con l'aspetto spirituale. Quindi il fatto di condurre un corpo è un gioco, vivere sulla terra è un gioco, per quanto a volte possa sembrare drammatico e tristissimo. Il gioco può anche essere bello, e in questo senso ti consiglio di giocare con il tuo partner. Ritrovate insieme quella dimensione di consapevolezza che dice che l'esistenza sulla Terra è un gioco. Un altro modo per consolidare il vostro rapporto consiste nel lavorare insieme per un obiettivo comune.
Quindi se la meditazione o il considerare la vita come un gioco ti sembrano dei concetti troppo lontani da voi perché voi siete persone pratiche, io vi invito a lavorare per un obiettivo comune. Esprimete qualcosa di nuovo, di utile per il progresso caratterizzato dal vostro comune impegno umanitario. Quindi fate sì qualcosa insieme, ma non una gara di ballo. Oppure una scampagnata per divertirvi voi due e finisce tutto lì. Lavorate per un obiettivo che esprima il vostro valore a un livello più alto, un livello umanitario. Vi troverete ad affrontare delle sfide e siccome procedete come coppia, lavorerete insieme. Questo vi aiuta a ritrovare l'intesa, a rafforzarla, a manifestare le vostre qualità individuali e a valorizzarle all'interno di un progetto di coppia che lavora insieme come una squadra affiatata. Infine voglio passarti ancora un consiglio. Dimostratevi reciproca lealtà. Questo è fondamentale. Un accordo si fonda sulla fiducia dichiarata e mantenuta. Basta questo per una solida intesa di coppia. Per cui quando c'è qualche segnale che dice che la coppia non sta funzionando bene, di solito il motivo è una incomprensione dovuta a una piccola mancanza di lealtà. Uno dei due partner all'interno della coppia ha fatto qualche cosa che non è proprio allineato con quella fiducia che occorre, con i patti che ci sono alla base dell'intesa. E allora, per stare bene in coppia, per mantenere bene una coppia che già funziona, è importante coltivare la lealtà. La lealtà serve in tutti gli accordi, in tutti i tipi di rapporto tra le persone, e in un rapporto così stretto e intimo come è la vita di coppia, la lealtà è particolarmente importante. Quindi sii un partner leale e sarai sicuro di non sbagliare nel condurre la tua vita di coppia.